Il Triskel ci porta anche a scoprire il magico mondo di gnomi e fate. Anche quest'anno torna con noi Giovanni Zavalloni per riportarci alla vita quotidiana dello gnomo Ardusli dell'Appennino emiliano. E allora, tra poco ci sarà proprio questa conferenza intitolata La luccicanza. Che cos'è la luccicanza? Allora, la luccicanza degli gnomi delle fate è la meraviglia, l'estasi, l'incanto che danno fiato alle trombe dell'esistenza e che fanno partire e poi fanno godere l'essenza felice di un istante rapito, come dicono gli gnomi e le fate, perché noi siamo circondati da fate. Questa sera noi probabilmente le vedremo, ci sono le fate dell'Erica, le fate dell'Iperico, ci sono le fate del Solstizio. Io sono stato su proprio l'altra notte a festeggiare con loro, è stato un momento meraviglioso. Abbiamo fatto poi tutto il bagnetto nel laghetto afrodisiaco. Abbiamo goduto di un buffet meraviglioso, ci sono stati i fagottini di nocciola alla vaniglia, Ardusli mi ha portato tutte le loro pietanze, poi è pronta la Gnome Bear in questi giorni, abbiamo gustato per la prima volta la Gnome Bear sotto il cuccarino in fiore, ci sono momenti veramente incredibili tra gli gnomi e le fate, e quindi più tardi io farò la conferenza e poi anche il rito delle fate, in cui si attiva una ragnatela energetica per governare gli stucchi mentali, le domande rapprese, i disordini passionali. Quindi quando ci sentiamo un po', delusi dalla vita, un po' abbandonati a noi stessi, quando abbiamo bisogno di riconciliarci anche con le altre persone, anche con il mondo della natura, con i tre regni, animale, vegetale e minerale, ecco che dobbiamo invocare le fate e gli gnomi. Io dopo farò una conferenza e un rito che ci permetterà di ritornare in armonia con questo mondo, con questo piccolo mondo.